Idee per l'impresa. Suggerimenti, confronti, opportunità ed esperienze riguardanti le nostre imprese. A cura e con Umberto Alunni. Cari amiche radioascoltatrici, cari amici radioascoltatori e imprenditori, buongiorno. Oggi facciamo insieme una riflessione. Ci poniamo, prima di iniziare un po' la nostra idea di impresa, ci facciamo una domanda. Perché creare un'impresa? Cioè, qual è la motivazione per cui si crea un'impresa? È necessario? È opportuno? C'è l'ordine del medico? Fa parte della nostra aspettativa? Proviamo a ragionare un pochino insieme e magari declinare questo dubbio, questa riflessione. Secondo voi si può già nascere con questa ben determinata impostazione? O magari le vicende che abbiamo la fortuna di attraversare nella nostra vita possono riuscire a, sì, magari a coltivare il germe forse da sempre presente in ciascuno di noi? Ecco, proviamo a porci queste domande. È chiaro che sono domande alle quali è difficile rispondere. Ad ogni modo, potrebbe non essere così vincolante il quando e il se. Forse il vero tema sta nel domandarsi il perché. Cioè, alcuni soggetti hanno a cuore, no, questa volontà di percorrere il difficile e non sempre livellato percorso dell'imprenditoria. Si dice sempre che fare l'imprenditore è complesso, fare l'imprenditore è un mestiere difficile, una vocazione difficile. A questo punto perché si fa? Allora, le riflessioni che andremo a fare insieme, pur indossabili tra virgolette da qualsiasi soggetto, sono per lo più riferite ai giovani, più in generale a chi in qualche modo sta individuando il percorso della propria vita e non è incrostato da esperienze pregresse. Incrostato ovviamente in senso buono, magari possiamo dire contaminato, forse potrebbe essere più opportuno. La presenza di queste ultime, cioè le esperienze pregresse, sul piatto della bilancia, sicuramente renderebbe il discorso un po' più vischioso, più difficile, perché si introdurrebbero in questo modo una serie di variabili, sfumature e esperienze che chiaramente, insomma, potrebbero non aiutare. Tentiamo quindi di modellizzare un po' la questione e individuare una serie di motivazioni del perché si crea un'impresa, dando per assodato che ovviamente per i tempi che abbiamo a disposizione non potremmo essere esaustivi, ma ci proviamo. Si può pensare di percorrere questa strada per una questione di carattere proprio, è una sorta di insofferenza alle occupazioni per cui si dipende da qualcuno. Abbiamo in più di un'occasione, in più di una riflessione, affrontato questo tema, questo tema dell'insofferenza, questo tema della difficoltà, diciamo, di inquadrarsi in un contesto, chiamiamolo gerarchico, soprattutto, diciamo, negli ultimi tempi, con le caratterialità, diciamo, le particolarità e le peculiarità dei nostri giovani. In questo caso si finalizza la scelta per mantenere integro quello spirito libero che si ritiene di possedere, con la consapevolezza di doverlo preservare da un demotivante lavoro dipendente. In altri casi si ritiene magari di avere un'idea vincente che non potrebbe essere capitalizzata al meglio se non diventando imprenditore e portandola a compimento. Un'altra soluzione potrebbe essere la condivisione della stessa idea con qualche imprenditore, ma questo sicuramente annacquerebbe la possibile utilità in capo al proprietario della stessa idea. Si può quindi pensare che l'orientamento del proprio futuro al destino imprenditoriale discende dal proprio del DNA. Il destino ci sta sempre bene,
non ha mai dato fastidio a nessuno, no? Però in questa fattispecie potremmo facilmente riscontrare che si proviene da una famiglia di imprenditori e che si è vissuti magari in un ambiente tipicamente imprenditoriale. In tal caso, le varie riflessioni spese all'interno della propria casa potrebbero aver fertilizzato l'idea di mettersi in proprio, mettendo definitivamente alla porta altre possibilità di realizzazione professionale. Si può essere ispirati da combinazioni di vari fattori, no? Non ben motivabili, come la propria preparazione scolastica, le frequentazioni, la casualità, questo sicuramente ci sta, e quant'altro al quale non si può dare appellativo di prevedibile. Tutto si può prevedere, tutto si può gestire, ma insomma, alcune cose possono sicuramente sfuggire e non è detto che sia opportuno conoscerle. Questi vari aspetti, alla fine, confinano la visione del proprio destino verso ambiti ben definiti, sfumature a parte. Ipotizzare un percorso imprenditoriale o puntare sul lavoro dipendente. Insomma, ci sono due possibilità nella vita. Abbiamo questa dicotomia che tutti quanti in qualche modo dovremmo affrontare. Tralasciando al momento la componente delle arti e professioni che pur con grande sforzo vorremmo classificare nell'uno o nell'altro dei percorsi appena individuati. In merito a questa dicotomia, come dicevo prima, tra impresa e lavoro dipendente, non è poi così netta. Soprattutto nell'ultimo periodo, guardate, radioascoltatrici, radioascoltatori, dove le vicende evolutive del mondo del lavoro rendono i due comparti molto, molto fluidi, al punto da creare contaminazioni e confusioni. Nel mondo del lavoro, forme contrattuali particolarmente stressate e lontane dalla logica fordista d'inizio del XX secolo tendono sempre più a fornire una mentalità imprenditoriale ai lavoratori dipendenti, specie con riferimento alle figure apicali che hanno importanti responsabilità. Al tempo stesso, se un imprenditore è inserito in una filiera produttiva verticale ed ha come unico cliente o quasi un'azienda all'interno della stessa filiera, il suo grado di movimento non supererà di molto quanto svolto dal lavoro dipendente in altre realtà produttive più organizzate. Insomma, siamo quindi in presenza di ulteriori elementi che non aiutano a dimanare la famosa matassa. L'imprenditore è una figura molto particolare. Creare un'impresa, mettersi in gioco, investire per creare opportunità non solo per se stessi, hanno un grande valore economico e sociale. Proprio per questo, quando si inizia, bisogna avere le idee ancora più chiare. Non bisogna solo provare, ma tenere la barra dritta. Operare al meglio per riuscire nel proprio intento, alimentare costantemente la fiamma della propria volontà, consentire agli altri di apprezzare le nostre scelte, condurre la propria azienda verso i lini immaginati all'inizio del cammino. Sarà un percorso semplice? Bah, sicuramente no. Ma questo è una cosa che potevamo aspettarci. E su questo aspetto, su questo argomento, su questa riflessione, ci conforta Peter Ferdinand Drucker, secondo il quale dietro ogni impresa di successo c'è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa. Bene, per oggi con la nostra creazione di impresa è tutto. Speriamo di aver così in qualche modo dipanato qualche dubbio ai nostri amici che ci stanno ascoltando. Vi aspetto per la prossima idea di impresa. Un saluto e un abbraccio fortissimo dal vostro Umberto Alunni e dalla sempre, sempre vostra Ameria Radio. Idee per l'impresa. Suggerimenti, confronti, opportunità ed esperienze riguardanti le nostre imprese. A cura e con Umberto Alunni.